Nel 2023 la polizia locale di Merate, guidata dal comandante Davide Mondella, ha raddoppiato le indagini, passando da 10 a 20, nonostante la riduzione dell'organico da 9 a 7 agenti. È il dato più interessante che emerge dalla relazione sull'attività svolta nel corso del 2023 sul territorio comunale. Le telecamere di videosorveglianza hanno giocato un ruolo cruciale nell'identificazione di autori di vandalismi, danneggiamenti, abbandono di rifiuto, violazioni stradali e rapine. Sono state emesse 2.146 sanzioni per violazione del codice della strada, un numero pressoché invariato rispetto all'anno precedente. I divieti di sosta sono aumentati, mentre le multe per sosta con disco orario sono diminuite. Inoltre si sono registrati 47 sequestri di auto e 46 veicoli senza assicurazione fermati. I punti decurtati dalle patenti sono stati 803 e le multe hanno generato 220.000 euro di entrate. La polizia ha effettuato 607 posti di blocco con un aumento dei sinistri rispetto al 2022. L'attività non si è limitata alla viabilità, sono stati effettuati sopralluoghi, accertamenti di residenza e notificazione di atti giudiziari. Il sindaco Massimo Panzeri ha evidenziato l'impegno in progetti come stazioni sicure, scuole sicure e anti-littering. Grazie all'installazione di nuove telecamere nel corso del 2023, il Comando di Polizia Locale di Merate è riuscito a individuare i responsabili di reati o comunque trasgressioni su tutto il territorio nazionale. In particolare segnaliamo vandalismi, abbandono di rifiuti e deiezioni canine. Nel 2024, con la nuova viabilità a Pagnano, aumentano i controlli da parte del Corpo di Polizia Locale, nel corso dei quali abbiamo anche rilevato oltre 15 violazioni nelle fasce orarie di divieto.